1991 i ghiacci dell'Alto Adige, sciogliendosi, hanno restituito il corpo perfettamente conservato di un uomo primitivo. Studiando la sua mummia, gli scienziati hanno definito che visse 5.000 anni fa e che aveva più di 40 anni e per l'epoca poteva considerarsi molto vecchio. Ora Ötzi, questo è il suo nome, è esposto al Museo Archeologico di Bolzano. Ötzi indossava un berretto di pelliccia di orso allacciato sotto il mento con dei lacci. Indossava anche una tunica di pelle di capra e dei pantaloni di pelle di cervo. Le scarpe avevano suole e lacci di cuoio con dentro un'imbottitura di fieno che isolava i piedi dal freddo. Avvolta alla vita, aveva una cintura di cuoio di vitello con una tasca richiudibile come un moderno marsupio. Dentro un fodero di fibre naturali intrecciate teneva un pugnale con lama di selce fissata a un manico di legno con tendini di animali. Aveva un'ascia con una lama di rame fissata al manico di legno lungo 60 cm e ben legato con sottili stringhe di pelle. Ötzi aveva una lama di selce infilzata nella schiena. È stato ucciso da una freccia. Chi può averlo ucciso? E perché? Avrà cercato di difendersi con la sua ascia? Ora bambini, fate le vostre ipotesi e confrontatevi tra di voi.